Alla stazione Termini di Roma il ricordo di Modesta Valenti, la donna senza fissa dimora che morì perché l'ambulanza si rifiutò di soccorrerla. In diretta per noi c'è Valentina Fenu. Valentina. Buonasera, sulla targa che ricorda Modesta Valenti c'è scritto perché nessuno muoia più abbandonato ed è una vera e propria storia di abbandono quella che uccise Modesta Valenti, lo accennavate, una donna che viveva in strada, che lungo questi binari trovava rifugio. All'età di 71 anni fu vista da alcuni passanti in preda a un malore, fu chiamata un'ambulanza, il cui equipaggio però rifiutò di prenderla in carico perché? Perché era sporca, maleodorante, infestata dai pidocchi. Oggi, dopo oltre 40 anni, sono censiti a Roma circa 8.000 senza fissa dimora, il numero più alto tra le città italiane. Ricordiamo che queste persone si rifugiano prevalentemente nelle grandi città. 5.000 di questi riescono a trovare ospitalità presso le strutture messe in campo dal terzo settore o dal Comune di Roma. Poco fa il presidente della comunità di Sant'Egidio, che ogni anno ricorda Modesta, ci raccontava come in quelle ore si discutesse proprio su questa perdita di tempo, sulle discussioni che non arrivano a una soluzione, punta il dito il presidente Marco Impagliazzo, lo abbiamo sentito e prima di lui abbiamo sentito due persone che hanno vissuto questo tipo di esperienza. Sentiamoli, poi la linea può tornare allo studio. Ho conosciuto Modesta perché io dormivo proprio qua accanto alla targa e sono venuto apposta. Com'è successo che sei finito per strada? Perché i miei genitori non mi hanno lasciato una lira. Mi sono inventato un mestiere che farà anche ridere per guadagnare, pagarmi un piccolo posto letto. Facendo il cartomante. Vivevo alla stazione Tuscolana, dormivo lì la notte. Venivano la comunità, portavano da mangiare. Ci ho chiesto da dove venivano i panini il martedì. Mi hanno detto, guarda, noi veniamo da Via Dandolo. Ci faccio, io mi trovo spesso a Trastevere, vicino a Via Dandolo. Se ti aiuto a caricare la macchina, me lo dai un passaggio e ti carico la macchina, andiamo insieme. Se ci ho posto, dice Antonino, perché non te lo devo dare? Sant'Egidio già 40 anni fa aveva conosciuto Modesta Valenti, un nome che ora è diventato un simbolo. Sì, è diventato un simbolo perché, come si vede anche qui questa sera, centinaia e centinaia di persone nella nostra città, dopo la sua storia, hanno scelto di fermarsi davanti a chi vive per strada, davanti a chi è più vulnerabile. Ecco, proprio forse questa freddezza, questa indifferenza è una delle cose che uccidono. Sì, assieme all'indifferenza certamente, dall'altra il fatto che le istituzioni tante volte discutono, 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 ma non trovano soluzioni. Il problema non è discutere e dare risposte.